Sarà una commissione tecnica a predisporre un progetto di intervento per far fronte all'emergenza ungulati. È il risultato della riunione convocata questa mattina dal viceprefetto per gli affari dell'Elba, Giovanni Daveti. La mia preoccupazione è stata quella di mettere intorno a un tavolo i rappresentanti di tutte le istituzioni che operano in questo settore. Per questo ho invitato l'amministrazione provinciale, i sindaci, il corpo forestale, l'ATC. Devo dire inoltre che ho trovato una discreta collaborazione nel voler affrontare questo tipo di problema, specie tra rappresentanti dell'ente parco e rappresentanti dell'ATC. Tant'è che dopo tutta una lunga disamina fatta di interventi da parte dei rappresentanti presenti, si è convenuto di arrivare ad una alla costituzione di un organismo tecnico composto da rappresentanti dell'ente parco, rappresentanti dell'ATC e rappresentanti dell'amministrazione provinciale per varare un progetto per la soluzione dei problemi che questa presenza di ungulati sta determinando sul territorio elbano. Ci siamo dati anche un termine, entro il 15 di ottobre. Entro il 15 ottobre dovrà esserci questo progetto, questa pianificazione, in modo che poi si possa anche dare assicurazioni alle organizzazioni degli agricoltori, a quelle organizzazioni di utenti che maggiormente subiscono i danni connessi alla presenza di questi animali, connessi a quella che è appunto l'attività del nostro organismo costituito. Tempi e modi di intervento saranno decisi dalla Commissione, purché si arrivi all'eliminazione del problema. A me quello che interessa principalmente è che si vari un progetto che vada nel senso di individuare un numero compatibile di questi animali per la realtà territoriale. Poi, se sarà possibile arrivare ad una eradicazione oppure ad altre forme di eliminazione di questi tipi di animali, saranno poi gli operatori che decideranno.